Andiamo subito con i risultati del campionato di Serie D, Girone I. Andiamo a vedere quello che è successo nella 35esima giornata del campionato di Serie D. Questi sono i risultati: Apropoli Noto 0-2, Scordia 2 Torre 0-2, Sartese Sannese 4-1, Gagnana Vesta 2-1. Massala Cavese 1-0, Valmese Jempison 2-1, Rende Vico Lamezia 1-0, Siracusa Leonfortese 2-0, Vibonese Roccella 0-1, riposava la Reggio Calabria. Prossimo turno, la 36esima giornata del campionato nazionale di Serie D, Aversa Scordia, poi andiamo Cavese. Siracusa, qui c'è uno scontro importante per la vittoria poi alla fine del campionato di Serie D, Due Torre Palmese, Jempison Apropoli, Leonfortese Vibonese, Noto Reggio Calabria, Uccella Fattese, Sannese Gagnano, Vico Lamezia, Marsala, Riposa la Rente. Uno scontro diretto per lo Sport Club Marsala che andrà a giocare contro la Vigor Lamezia. Squadra penultima in classifica, anzi ultima in classifica con 24 punti. Andiamo subito alla classifica completa del Girone I dopo la 35esima giornata. Siracusa 69, Sartese 66, Cavese 63, poi andiamo Vibonese 51, Reggio Calabria 49, Due Torre 48, Aversa 45, Sannese 43. Poi andiamo Sannese, ripeto, 43, Gagnano 42, Rende 41, Roccella 41, Noto, Marsala, Leonfortese 39, Apropoli 38, Palmese 35. Poi andiamo Jempison che al terzultimo posto con 30 punti, Scordia 25, Vico e Lamezia 24. Ricordiamo che siamo in attesa di capire se lo Scordia avrà i 3 punti a tavolino contro la Leonfortese oppure no. La stessa cosa vale per il campionato della partita Leonfortese-Marsala giocata qualche settimana fa. Andiamo subito al campionato di Eccellenza dove si è giocata l'ultima giornata del campionato di Eccellenza Girone A. Campofranco Dattilo 3-2, Gela Clus Palermo 4-0, Camarat Libertas 2-1, Mazara Raffatale 2-2, Mussumeli Forcore 2-1, Pacheco Sada Cartese 1-2, Palmo Valle Alba Arcam 1-2, Profavara Castelbuono 5-2. Andiamo alla classifica finale del campionato di Eccellenza. Velocemente, Gela 64 mai promossa, è stata promossa in eccellenza, scusate, in Serie D, Sada Cartese 62 che no, farà, non farà la gara playoff quando c'è la 10 punti di distacco dalla seconda e la quinta che è l'Arcamo, quindi Dattilo 53, Pacheco 48 e Arcamo 47. A seguire Castelbuono 43, Forcore e Mazara e Campofranco 41, Palmo Valle 40, Mussumeli 39, Camarate 34, Profavara 33, Raffatale 31, Clus Palermo retrocesso in promozione con 30 punti alla Libertas 11 punti, quindi Mussumeli, Raffatale e Camarate Profavara, gli spareggi finale, chi si salverà? Andiamo al campionato di promozione dove ci sono anche ormai le decisioni sono state fatte per l'ultima giornata, chi farà i playoff? Menfi Bolognetta 5-2, Borgata Cefalù a tavolino e quando la Borgata si è ritirata, Daccia Monreale 2-1, Castellammare Carini 4-1, Nova Sanchez Audace Partinico 0-0,
Pizzi, Villa Abate 0-0, Real Finale, Rivera Marmi 3-3, scusate, chiedo scusa. Classifica finale, 60 punti per Rivera Marmi, 50 per Partinico e Castellammare, Nova Sanchez 47, Casteldaccia 46, Real Finale a seguire con 40 punti, Monreale 35, Menfi 32, Cefalù 31 insieme al Pizzi e Bolognetta, Villa Abate e Carini, 29 per Villa Abate, 25 per Carini, che faranno gli spareggi per la salvezza. Andiamo in prima categoria velocemente, dove il Marian vince per 3-4 contro il Campobello di Mazara. Prima categoria, il girone A velocemente, dove domenica si giocheranno ufficialmente lo spareggio tra Sarte e Real Unione. Andiamo subito con i risultati: Atletico Palestrate 2-0, Rapero Furgatore 4-0, Campobello Marian 3-4, 5 Torre Real Unione 3-1, Giuliana Sciacca 2-2, Libetta Semassala Nuova Sportiva 3-2, Chianciana Salemi 0-1. Il Salemi che vince il campionato meritatamente sul campo. I nostri più sentiti complimenti alla società della Polisportiva Salemi. Quindi Salemi 52 punti, Ribera che farà i playoff in casa, quindi 50 punti. Polisportiva Chianciana 49, 5 Torre 46, Giuliana 43 con Trappeto 43, Sciacca 42, Palestrate 32, Furgatore 31 punti, Campobello 29, Libertas 26, Marian 25, Real Unione 21, Nuova Sportiva Re Golfo 16 punti, retrocesso in seconda categoria. In seconda categoria i playoff finale, playoff Cinise. Sì, Cinise Custonace l'ha vinta la formazione del Cinise, quindi i nostri più sentiti complimenti alla società del Cinise per aver vinto il campionato, i playoff del campionato di seconda categoria. Andiamo subito velocemente alla 20ª giornata del campionato di terza categoria. Montevaco Blunda 0-0, Gevase Castellammare 0-7, Nubia Real Santa Ninfa 7-0, Partanna Nuova Mozia 5-4, Mazzarese Biancarangio 4-1, riposava il Sambuca. Prossimo turno, ho anche qui la formazione Libetta Senubia ha vinto il campionato con 3 giornate alla fine. Quindi in anticipo, andiamo al prossimo turno: Biancarangio Nubia, Nuova Mozia Gervasi, Real Santa Ninfa Montevaco, Sambuca Mazzarese, Blunda Partanna, Riposa Castellammare. Subito alla classifica del campionato dopo la 20ª giornata, velocemente: Nubia 44, Mazzarese Blunda 37, Biancarangio 35, Santa Ninfa 32, Sambuca 29, Montevago 22, Partanna 20, Gervasi 11, Castellammare 10, Nuova Mozia no, 6 punti. È davvero tutto per questo commento tecnico, diciamo, dopo le ultime giornate. Ricordiamo che nella campionati di promozione prima categoria e eccellenza sono finite le partite. Domenica si giocheranno playoff e playout. Auguriamo davvero a tutte le squadre partecipanti a questi playoff e playout davvero un caloroso in bocca al lupo, davvero che si possano, chi si deve salvare si salvi, chi deve salire salga nelle categorie che meritano. Quindi davvero tutta la parte della
calcio siciliano curato da Federico Ragona. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Una buona serata. Ciao.